questo schermo, no? Sulla strada di Tre Maglie. Perché? Perché ritengo sia stata una strada nella quale lui ha seminato tanto e ha ottenuto tanti risultati. Tanti risultati, e tra questi risultati io vorrei essere pure annoverato come uno di questi risultati, purché modesto sia stato. Perché? Perché io unico penso tra i convenuti qui sono un italiano di seconda generazione, nato all'estero. E se ho potuto sviluppare e accrescere questo amore per l'Italia, per quello che l'Italia significa, questa passione per l'Italia e per quest'altra Italia della quale io ho fatto naturalmente parte per essere nato all'estero, e questo lo si è dovuto a Mirko Tre Maglie, il cui nome per la prima volta sentivo all'età di 22 anni, ma adesso ne ho 54, quindi anche una qualche strada l'ho fatta, e tutto quello che sono riuscito a fare grazie al suo insegnamento durante nell'arco di quei decenni lo devo a Mirko Tre Maglie, che mi ha permesso con la sua predica, il suo verbo, la sua passione, il suo amore per quest'altra Italia, capire fino in fondo il valore di questo e abbracciare anch'io con passione e spirito, credo, di servizio lungo tutti quegli anni questo mondo degli italiani all'estero, e così ho percorso quella strada. Giacomo, di quel primo comites che allora si chiamava COEMI, nel lontano 1985, vero? Ti accompagnai già allora, ma prima ancora feci il segretario del locale comitato tricolore a Lima Perù, in realtà nemmeno segretario, un segretario tra virgolette amministrativo, il portavoce se si vuole, dell'allora delegato del comitato tricolore. Beh, poi divenne pure segretario, vero, della delegazione del comitato tricolore, ebbe la fortuna di partecipare alla prima conferenza, seconda conferenza della nazionale delle migrazioni, alle assemblee del comitato tricolore nel lontano 1987. E sempre lui con quel sorriso, con quello sguardo pulito, no? Che è specchio dell'anima, indubitabilmente. E quindi se io sono cresciuto come italiano, come persona, quello, come ho detto prima, lo devo tutto a Mirko Tre Maglie, fino ad arrivare, sono l'ultimo arrivato, modestamente, a questo capolinea in qualche modo di questa, tra virgolette, carriera nel servizio agli italiani all'estero, come la carica di consigliere nel CGE, purtroppo CGE che non vorrei fosse veramente moribondo come si è detto oggi, ma che i segnali che abbiamo ricevuto nei due precedenti giorni e anche oggi purtroppo ci fanno temere così possa essere. Questo capolinea perché, come oggi mi diceva, parlavamo con una segretaria amministrativa del Farnesina, sì, lei è arrivato troppo alto, sì, beh, io ho detto più alto non posso arrivare, infatti, no, in questo percorso. Però, ripeto ancora una volta e per l'ultima volta, questo lo devo tutto a Mirko Tre Maglie. Le sfide per il futuro sono quelle, cercare di impedire che questo CGE, che questo suo legato, questa sua eredità possa essere in qualche modo vanificata, possa scomparire. Io mi impegno fino all'estremo delle mie forze, il mio modesto possibile contributo a lottare perché questo non avvenga. E chiudo dicendo soltanto, anche ricordando l'indimenticabile figura di Giorgio Almirante, una frase che disse lui molti anni fa in occasione di un'altra straordinaria testimonianza di Mirko Tre Maglie. Arcobelli ha parlato prima dei cimiteri, beh, lui
Russia, no? Chiese che venissero indicati i posti dove erano stati sepolti gli italiani che avevano perso la vita in quella sciagurata guerra persa. E la reazione dei militari sovietici non fu per niente tenera a quel tempo. Ricordo, raccontava lui che l'onorevole Paglietta l'avvicinò e gli disse: no, se hai qualche difficoltà non dubitare di venire da me. Beh, dopo tutta quella vicenda Giorgio Almirante onorò Mirko Tremaglia con una bella frase che io in qualche modo voglio adattare per concludere questo piccolo intervento, no? Quando guardo quel volto punito e quel sorriso di padre di noi italiani all'estero, mi viene da dire quanto è bello, Mirko, di sentirsi e di essere italiano come tu ti sei sentito italiano e come tu ci hai insegnato col tuo esempio ad essere italiani. Grazie.